Siamo arrivati al quinto episodio di WandaVision. Ragazzi, penso che questo finora sia stato l'episodio più ampio, più ciccioso, più ricco di contenuti mai partorito finora. Ricapitolando, come sapete, ragazzi, nell'ultimo episodio. Nei primi tre c'era stata la versione sitcom con appunto la realtà. Ormai abbiamo capito che quella che Wanda ha creato è una realtà fittizia e una realtà creata da lei, in sostanza, in cui lei comandava tutti i personaggi di Westview, della cittadina. E nei primi tre episodi chiaramente c'era la sitcom, c'era tutto visto da un punto di vista, possiamo dire, in prima persona, quindi come se noi fossimo gli spettatori di questa sitcom, cioè con noi da spettatori di questa sitcom. Nel quarto episodio, scusatemi, quindi l'episodio precedente a questo, era stata fatta una cosa ancora più clamorosa, ovvero farci vedere il punto di vista degli agenti dello SWORD che come noi stavano vedendo la sitcom e appunto, l'episodio culminava con l'esclusione dalla realtà di Wanda di Monica Rambeau, che era entrata. Bene, quindi ci facevano vedere tutto quello che era successo nella base dello SWORD. Fantastico, ragazzi. Lì c'è stato anche l'utilizzo di Darcy Lewis e di V, dell'agente V, che sono ufficialmente entrati a far parte del cast di questa serie TV. E erano personaggi secondari nei film Marvel, qui invece hanno un ruolo molto molto importante perché mi sembrano un po' più svegli, sinceramente, rispetto agli altri agenti dello SWORD, che non lo so, mi sembra un po' che piglino tutto come una minaccia, mentre loro conoscono gli Avengers più da vicino. Iniziamo a parlare di questo episodio. In questo episodio c'è ancora il tono sitcom, in cui appunto WandaVision ne approfittano per diciamo accudire i loro bambini, bambini che hanno subito qualcosa che non quadra, perché questi bambini nel giro di un episodio sono cresciuti da che erano neonati, sono diventati prima bambini di 5 anni e poi sono cresciuti addirittura di altri 5 anni fino ad arrivare a 10 anni. Quindi i piccoli Tommy e Billy che sono stati caratterizzati in maniera buona, secondo me, perché sono dei gemelli, fanno quello che fanno tutti i bambini, ovvero vogliono il cane, vogliono queste cose qua. E appunto sono stati bello vedere anche Wanda e Visione interagire con i due figlioli. C'è subito l'intrusione di Agnes in questo episodio. Ragazzi miei, a me Agnes, man mano che passano gli episodi, non me la racconta giusta. Come sempre, perché ogni volta arriva e ho sentito che vi serviva che volevate mettere a dormire i bambini, adesso vi metto a dormire i bambini. Ah, ho sentito che i bambini volevano un cagnolino, adesso vi do il cagnolino. Cioè, non lo so, è un po' come cioè lei è troppo strana, ragazzi, ma oramai è chiaro, ma è proprio spiattellato in faccia oramai che Agnes sarà un personaggio influente su quello che sta facendo Wanda. Magari non è tutto merito di Wanda, magari è proprio Agnes a condizionare Wanda stessa. Non lo so, ma per essere Agnes a condizionare Wanda, Agnes deve essere un personaggio davvero potente, perché noi sappiamo che Wanda è davvero forte anche a livello mentale. E per essere una che condiziona Wanda, Agnes dovrebbe essere veramente un personaggio importante, oppure dovrebbe servire un personaggio importante. Vale a dire che si avvererebbe la teoria, scusate la luce, la teoria di Mefisto, ovvero che Agnes sia una seguace di Mefisto. Vi ricordo che Mefisto nell'universo Marvel fumettistico è un demone, è il diavolo in persona, e quindi lui cerca, diciamo, di materializzarsi sulla Terra per fare del male. Vabbè, comunque, al di là delle teorie, parliamo dell'episodio, perché questo episodio si incentra molto sull'indagine anche dello SWORD e sullo sviluppo dei due piccoli e del loro rapporto con i genitori, quindi con Wanda e con Visione. Infatti questi due bambini trovano un cagnolino, loro lo accudiscono e questi bimbi sanno subito dei poteri di loro madre, perché infatti
Che succede? Che questo cagnolino muore e loro chiedono a Wanda di resuscitare il cagnolino, cioè loro sono coscienti dei poteri che lei ha. E anche lei è cosciente del fatto che questi bambini possono crescere di età quando vogliono loro. Wanda gli dice che non possono tenere il cagnolino inizialmente e loro crescono di età fino ai 10 anni, età per cui loro possono tenere il cagnolino. Quindi è veramente. Sono molto, molto contestualizzati alla realtà, secondo me. Però loro non sono sotto il comando di Wanda, perché Wanda non influisce mai su di loro e lo vediamo nel momento in cui gli chiedono di resuscitare il cagnolino. Lei non è che gli fa cambiare idea con i suoi poteri, lei cerca di convincerli. Quindi i bambini non sono sotto l'effetto di Wanda, e questo ci devono ancora spiegare il perché. Parliamo poi delle indagini dello SWORD, perché lo SWORD oramai ha recuperato Monica Rambeau. Monica Rambeau si sveglia e inizia a fare delle indagini insieme a Darcy e all'agente V. Questi arrivano alla conclusione di dover capire se quello che succede lì dentro è reale oppure è finto, ed è questa una cosa fantastica che me l'hanno spiegata, perché veramente può essere d'aiuto per arrivare al multiverso. Infatti, che decidono di fare? Decidono di andare a controllare gli abiti che Wanda aveva creato indosso a Monica Rambeau quando la faceva interpretare Geraldine, e decidono di sparare a questi abiti, e gli abiti sono praticamente indistruttibili come un'armatura, perché sono fatti dell'energia di Wanda, quindi sono proprio, come dire, sono Wanda può manipolare la realtà, e questa è una cosa assurda, perché vuol dire che potrebbe, manipolando la realtà, potrebbe proprio aprire gli squarci per creare dei passaggi nel multiverso, perché effettivamente questa ESA, così viene chiamata ora abbiamo un nome per questa realtà di Wanda, che è l'ESA, perché infatti è a forma di esagono. Questa ESA è come una realtà a parte, è come fosse un mini multiverso, questa ESA, così viene chiamata da Darcy Lewis. E quindi loro realizzano che devono, che Wanda può manipolare la realtà stessa, e ciò è assurdo, però arrivano anche al punto che Wanda non ha questi poteri, cioè lei può modificare i campi sensoriali, no? Quindi può controllare le menti e tutto quanto, però non può modificare la realtà. Quindi c'è da capire ora, perché secondo me l'ESA non è frutto di Wanda, cioè magari Wanda controlla tutti i cittadini mentalmente, però quello che succede nell'ESA non è merito suo, cioè l'ESA è stata creata da qualcun altro, secondo me. Che succede allora? Che Monica Rambeau decide di inviare un oggetto che Wanda non può modificare, quindi un qualcosa che lei non può alterare, e decidono di mandare questa specie di drone con tecnologia antica, perché vi ricordo che in questo episodio la sitcom è ambientata negli anni 80, dove infatti ci fanno vedere Visione che al lavoro inizia ad avere i primi computer, i primi dispositivi, anche i rubinetti, l'arredamento della casa, logicamente tutto diverso, stile anni 80, e anche la sigla iniziale stile anni 80, logicamente. E appunto Monica Rambeau invia questo drone, drone molto arretrato tecnologicamente, infatti sembra quasi un mini elicottero. Lo manda per spiare Wanda, per cercare di comunicare con lei. Il problema è che il capo dello SWORD, il capo incaricato dello SWORD, aveva piazzato dei missili su questo elicottero e quindi comanda un attacco con i missili su Wanda. E ragazzi, qua c'è la scena più assurda di tutto l'episodio, ovvero Wanda distrugge questo coso, si interrompe la connessione con la telecamera, tutti escono fuori, tutti gli agenti dello SWORD, e Wanda esce proprio dall'ESA, dalla cupola, come potete chiamarla voi, esce con l'elicottero in mano, praticamente lo ha telecinetizzato, cioè l'ha bloccato. E lo lancia a quegli agenti dello SWORD e gli dice di non entrare nella sua realtà perché è casa sua. Quindi ci fa capire che lei è cosciente, è coscientissima di quello che sta succedendo, è ipercosciente, ipercosciente, e ha anche un dibattito con Monica Rambeau, che lei
Monica Rambeau dice: ma lascia che ti aiuti, lascia che risolviamo questo problema. Invece lei dice: non c'è nessun problema, lasciatemi in pace. E se ne ritorna dentro la cupola. Però prima di ritornare nella cupola, non lo so, striscia le mani contro Lesa e la fa diventare rossa, come se fosse, come se l'avesse potenziata, no? Come se l'avesse resa più forte, più resistente per impedire che qualcuno entri. Quindi, secondo me, Wanda si è messa davvero sulla difensiva. E adesso, amici miei, si farà davvero interessante questo episodio. È assurdo per un altro motivo. Visione, scusate ancora purtroppo la luce. Visione inizia a capire tutto. Anzi, Visione alla fine di questo episodio ha capito pienamente quello che succede. Ha diversi segnali. Per esempio, lui subito si accorge, ma già lo avevamo visto precedentemente, che Agnes si comporta in maniera strana. Agnes arriva e chiede a Wanda una cosa. Wanda non è d'accordo su quella cosa, e allora Agnes dice: rifacciamo la scena. Ed è una cosa veramente strana. Cioè, Agnes si comporta proprio. Agnes agisce di sua volontà rispetto a Wanda. Visione si accorge di questa strambezza, e inoltre al lavoro, mentre sta appunto utilizzando i primi computer degli anni 80, parte questo capta. Questa email dello Sword che ordina appunto, in cui trova appunto i dati di Darcy Lewis, e quindi ha un nuovo indizio e decide di e spegne il computer. Quindi sente questa anomalia Maximoff, così l'hanno chiamata, che è il cognome di Wanda, e dice: anomalia Maximoff, ma che cavolo è? E allora decide di fare quello che ha fatto sul computer, ovvero spegnerlo, perché lui a quanto pare ha il potere di far rinsavire le persone. Infatti, mette le mani sulla tempia del suo collega di lavoro, ora non mi ricordo come si chiama, e quest'ultimo si risveglia da questo torpore e inizia a chiedergli aiuto, inizia a cercare la sua famiglia, così via. E chiede aiuto, dice: ferma, solo tu puoi fermarla, mi sta facendo soffrire, una cosa del genere. E quindi Visione capisce tutto, capisce quello che sta succedendo a Westview, e ne va proprio a discutere con Wanda. E qui abbiamo il confronto finale in cui capiamo che Visione, ragazzi, secondo me al 100% è morto. Cioè, Visione è definitivamente morto. Visione è un cadavere che cammina e che Wanda ha in qualche modo fatto resuscitare. Poiché lei può controllare o comunque Lesa ha fatto resuscitare Visione, perché abbiamo capito che nell'Esa la realtà stessa può essere manipolata. Quindi anche il cadavere di Visione potrebbe diventare vivo nell'Esa. Chissà cosa c'è dietro, ragazzi. Per me ha veramente tanto senso adesso la questione di Mefisto, perché Mefisto, essendo un demonio, potrebbe aver creato lui stesso questa dimensione dove comanda la realtà. Potrebbe aver fatto un patto con Wanda, facendogli vivere la sua vita in quest'esa. In cambio, lui potrebbe materializzarsi in un corpo vivente, e quindi si spiegherebbe perché Visione, nonostante sia realmente morto, nell'esa possa vivere. Mamma mia, ragazzi, è assurdo. E Agnes non è niente di meno che una specie di scagnozza di Mefisto, inviata lì per controllare che tutto proceda normalmente, per aiutare Wanda a fare quello che sta facendo. Per me ci starebbe davvero tanto. Insomma, alla fine dell'episodio, Visione si ribella a Wanda e gli dice di avere paura perché lui non ricorda niente di quello che è successo prima di venire a Westview. E lei non può dirglielo, logicamente, perché, ragazzi, un po' perché sennò finirebbe tutta la serie TV, ma anche un po' perché altrimenti Visione si ucciderebbe. Cioè, sapendo che lui è morto, Visione si ucciderebbe, detto sinceramente. Alla fine dell'episodio c'è un plot twist clamoroso, un plot twist clamoroso, con Wanda e Visione che stanno ancora discutendo, tutte e due sono in volo, si fermano, bussa alla porta qualcuno, va ad aprire Wanda, e io ho detto: cazzo, è tornato Pietro, ragazzi. Io appena ho sentito qualcuno che bussava vicino alla porta, ho detto: Agnes non può essere, perché Agnes non bussa mai alla porta, lei entra direttamente. Non può essere i bambini, perché i bambini stanno dormendo, sono già in casa, può essere solo una persona.
Ed è Pietro, ragazzi. Però non è il vero Pietro. È un personaggio, molto probabilmente un cittadino di Westview, che sta interpretando Pietro. Questa cosa è geniale perché Pietro non è stato fatto resuscitare, ma è morto. È morto Pietro. Quindi lei ha deciso di far interpretare il ruolo di Pietro a qualcun altro. E all'inizio io pensavo che fosse tornato proprio il Pietro vero, perché ce l'hanno fatto vedere solo di spalle con i suoi capelli e la sua giacca, diciamo. Poi l'abbiamo visto davanti e abbiamo visto che non era il vero Pietro, non era lo stesso attore, è solamente una persona che sta interpretando Pietro. E lo dice Darcy Lewis vedendo la serie TV. Quindi l'episodio si chiude con questo colpo di scena fenomenale, ragazzi, ma non solo, c'è anche una chicca perché a metà dell'episodio, gli agenti dello SWORD guardano un video della sicurezza in cui si vede Wanda che entra nel laboratorio dove era il corpo di Visione, lo prende e se ne scappa. Quindi, ci fanno capire che lei ha proprio preso il corpo di Visione e lo sta facendo vivere in questa realtà. Tutto è possibile ora perché sappiamo che Visione è definitivamente morto, quindi se Visione esce da questa realtà muore, rimane un cadavere immobile. Tutti gli abitanti di Westview però sono ancora vivi, quindi lei li sta semplicemente controllando mentalmente e a questo punto l'unico che può fare qualcosa è Visione perché abbiamo visto che è capace di far rinsavire tutti quanti. Sarà Mephisto che ha fatto un patto con Wanda? Sarà Mephisto che sta controllando la mente di Wanda grazie ad Agnes? Sarà Agnes l'artefice di tutto, quindi Mephisto non c'è proprio? Può essere veramente qualsiasi opzione, ma siamo sicuri di una cosa: Visione, secondo me, sarà davvero importante e alla fine di tutto sarà lui il punto cardine che farà finire tutto questo. E alla fine di questa cosa io sono sicuro che ci saranno l'apparizione dei multiversi, amici miei, perché abbiamo capito che quest'esa è già un multiverso, cioè la cittadina di Westview in questo momento è già un universo separato in cui le cose agiscono in maniera diversa, è un'anomalia, un'anomalia. E quindi veramente ragazzi c'è davvero, c'è qua, c'è questo episodio mi ha fatto, mi ha distrutto psicologicamente perché come sapete Mephisto fu diviso nel Big Bang in diverse parti della sua anima e adesso sta cercando di ricomporle e quindi magari i due bambini sono frammenti dell'anima di Mephisto e quindi lui sta cercando di tornare. Cioè io sto impazzendo veramente, sto esplodendo, cioè il mio cervello sta sborrando, non so se ci stiamo capendo. Assurdo, ci vediamo al prossimo episodio. Io a questo punto sto vivendo ogni settimana per vedere il prossimo episodio. Cioè, questa serie è assurda. Prima ci ha dato quell'alone di mistero con la serie TV in stile sitcom, con indizi sparpagliati qua e là. Adesso ci sta dando qualcosa di più sostanzioso, ma le domande ci sono ancora. E più indizi ti danno, più domande sorgono. Perché adesso ci sono davvero tante possibilità. Iscrivetevi al canale, commentate, lasciate like, ditemi cosa ne pensate. Noi ci vediamo alla prossima. Bella a tutti.